Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, io sono Alessia e questo è il nuovo episodio della 100 Baby Challenge. Allora, prima di iniziare questo video, volevo dirvi che ho ufficialmente, diciamo, scaricato le tre famiglie che al momento avete creato per la sfida e le ho messe in alcune case. Ho già fatto un giro perlustrativo con Isabel, quindi li ho già conosciuti e tutti tranne uno li ho messi già nel gruppo dei papini, togliendo l'ultimo sim che era rimasto, che non mi piaceva. Tutti tranne uno perché purtroppo ho sbloccato un posto in più, ma me ne mancherebbe un altro ancora da sbloccare e ci mancano i punti. Comunque non vi preoccupate, l'ultimo che manca lo aggiungerò quando avremo fatto un figlio con uno di loro. Ora, sono quasi le 7, ovviamente è un giorno scolastico, quindi fra poco le bambine vanno a casa, vanno a scuola. Ho già fatto i compiti, le attività extracurricolari con loro. Oggi è il compleanno di Riccardo e anche del piccolo Davide. No, domani forse. Mi sa domani. Mi sono persa. E sì, cioè Davide, sì, Riccardo prima, Davide un po' dopo, ma comunque li vediamo in questo episodio, ecco. Questo è il senso del discorso. Sicuramente in questo episodio Margherita diventerà adolescente, quindi a posto. Io volevo solo dirvi che questo tratto instancabile è veramente stupendo. Io l'avevo già usato una volta e... ah mamma il lavandino. L'avevo già usato una volta e praticamente puoi fare tutto quello che ti pare. Cioè, sta donna è Terminator. Una mamma instancabile proprio. Allora, vorrei farvi vedere i sim. Potrei farveli vedere da qui. Eccoli qua. Queste sono le tre famiglie che avete creato. Allora, la prima famiglia è la famiglia degli Ascardiani. Allora, leggiamo la descrizione. Sono tre fratelli, innanzitutto. Allora, il primo si chiama Loki Asgard ed è un giovane adulto malvagio, nemico pubblico, con i tratti attivo, malvagio ed estroverso. Mi domando se i capelli blu siano una cosa ereditaria, sono molto curiosa di saperlo. Il secondo fratello invece si chiama Milhouse, effettivamente ha un che di quello dei Simpson. Cervello nerd, genio, smanettone e goffo. Direi che goffo e smanettone sono tratti perfetti per lui, anche lui giovane adulto. L'ultimo fratello è... 01101001 Asgard, che è un alieno, quindi questa è la forma aliena e questa è la forma umana. Che figo in versione umana, mannaggia. Io l'ho conosciuto in versione aliena quando sono andata a provarlo e ha come tratti amico del mondo, allegro, amicone e ama l'aria aperta. E loro tre li ho messi a Sanmaishuno e mi sembra su quel complesso con gli appartamenti Studi Medina, forse il numero 19, vabbè, un appartamento con tre camere da letto in modo che ognuno abbia la sua. Dopodiché c'è lui, aspettate, e questo prima me l'ha creato, come potete vedere, Lara Croft 87, quindi se vi interessa trovarli, li trovate o sul suo profilo sotto il nome Ascardiani. Questo qui, lui invece, Josh Dallas, me l'ha creato Lupet06. Lui invece è un sim, come vedete, culturista e come tratti ha il tratto attivo, romantico e ambizioso. Anche lui è un giovane adulto, si conoscono anche loro e l'ho messo a Willow Creek, nella residenza, quella vicino all'albero con lo scenario segreto, Creek Cabana mi sembra si chiami. Sì, mentre loro tre me li ha creati Laura Watt. Sono anche loro, suppongo, tre fratelli, anche perché credo, no, sono tre amici perché hanno cognomi diversi. Comunque partiamo da Michele Caruso, sempre giovane adulto. Lui è anima gemella, ha l'aspirazione anima gemella, ha il tratto sicuro, amante della famiglia e ordinato. Si conoscono anche loro. Dopodiché abbiamo Daniele Costa, anche lui è un culturista, attivo, ha
ambizioso e amicone. L'unico che manca nel gruppo è lui, Leonardo Villa, perché appunto non ho più posto, quindi lui lo aggiungerò quando avrò fatto un figlio con uno di quelli che vi ho appena fatto vedere. Leonardo Villa è un sim rinascimentale, genio, smanettone e materialista. Non vi faccio vedere dove li ho messi a vivere perché le case non, ovviamente non le ho cambiate, era solo un modo per essere sicura di conoscerli, le case sono quelle standard. Quindi questi simmini, se non volete andare nel loro profilo a cercarli, basta che su comunità cerchiate con l'hashtag un papino per Isabel e vi compaiono questi tre. Proviamo a cercare con l'hashtag, vediamo, Ed Alexis Sims, se magari, no, queste sono le mie creazioni, i loro tre, ok, queste qua sono le creazioni che già sapete, ok, perfetto, comunque li potete trovare così. Quindi è anche inutile che io vada fino nella loro casa, diciamo. Magari ve li farò, ci interagiremo un pochettino quando facciamo il prossimo raduno. Ok, allora, le nostre ragazze sono a scuola, abbiamo già messo studia sodo. Sì, benissimo, me l'ha preso, a posto. E gli incarichi del lavoro li abbiamo già fatti, quelli dell'altro giorno, di sabato, li abbiamo terminati, ma noi adesso con la nuova promozione cominciamo a lavorare alle 10, quindi dobbiamo aspettare le 10 per avere i nuovi incarichi. Nel frattempo proviamo ad andare su a fare altre attività per, vediamo, condividiamo l'immagine per una promozione, perché noi dobbiamo arrivare a 1000 follower, ok? E, sono riuscita ad aumentare di un paio, benissimo, lavoriamo da casa. E solo che con un'altra azione ne ho persi, poi ho riguadagnati, insomma, un casino. Quindi proviamo a guadagnarne ancora, oggi dobbiamo concentrarci e guadagnare denaro pubblicizzando un prodotto irrilevante. Allora, siccome è tutto piuttosto semplice, potremmo farlo subito, che immagine noiosa, bene, pubblicizziamo un prodotto irrilevante. Musica che partono che non si capisce. Ecco, manca poco al compleanno di Davide, infatti è domani. Ci siamo? Abbiamo finito? Benissimo. Cioè, ho perso 143 follower, vi dico solo questa. E concentrati un attimo, dai, vieni qua. Dove stai andando? Dove stai andando? Esplora Simpedia, dai. Così abbiamo finito con gli incarichi del giorno. Mannaggia, che perdiamo miliardi di follower. Poi magari, anzi, il giardiniere è venuto, perché se vi ricordate avevamo assunto il giardiniere, ed è arrivata pure la posta, le bollette, che belli momenti. Benissimo, ci siamo anche concentrate. Ok, per oggi, dal punto di vista lavorativo, abbiamo terminato. Allora, tu adesso vieni qua e paga subito le bollette, che ce le leviamo di torno, ci leviamo il pensiero. E qui vendiamo questi innanzitutto, che si era rotta la doccia al piano di sopra, questo lo mettiamo via, ok, e viene a mangiare le uova strapazzate, lui sta ancora dormendo, no, 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 ma sta bambina è un terremoto, ve lo giuro, riusciamo a castigarla? Madonna, abbiamo 500 simoleon, oh là, digli su, bravissima, bravissima. Però tu scommetto che non mi hai preso. No. E allora adesso è così arrabbiata anche perché è stanca, insomma. Allora vieni a dormire, va. Prima di rompere la casetta. Allora, con le piante comunque ho fatto evolvere 2-3 che dovevano essere evolute. Un passivo che non c'entra niente. Allora direi, visto che siamo un po' a corto di dindini, di raccogliere tutto una volta che abbiamo finito. In modo che, come vedete, col tratto instancabile l'energia scende con molta più lentezza, molta ma molta più lentezza. E quindi questo aiuta un sacco anche mentre la sim è in gravidanza, veramente. Non sto scherzando dicendovi che la sim diventa Terminator. Andiamo intanto finché lei raccoglie.
Bravissima, quindi se avete una sfida di questo tipo, o una sfida che comunque richiede molte cose da fare, vi consiglio veramente di sbloccare questo tratto. L'unica cosa brutta è che vi servono 4.000 punti e quindi è un po' bruttino. Volevo sbloccare anche il tratto, quello frugale, in modo che le bollette mi costino meno, però mi sa che ci vuole un po' e faccio fatica a star dietro a tutti i suoi desideri. Quindi non lo so, anche quello comunque è molto utile perché almeno le bollette sono molto più basse rispetto a normale, insomma. Anche perché qua abbiamo 10 punti. Comunque, questo è il club al momento. Come vedete, ho sbloccato il settimo posto. Devo sbloccare l'ottavo, eccolo qui. Però mi servono 500 punti e noi ne abbiamo 430. Quindi per il momento uno è fuori, ma non per cattiveria, semplicemente per una questione di spazi. Ma credo che ci fra virgolette, ci libereremo subito di uno, perché appena lei partorirà la metteremo incinta di nuovo, quindi mai paura. Ok, allora qua abbiamo fatto tutto, i bimbi stanno bene. Puoi dirmi, Isabel, che può essere il momento giusto per rilassarti? Oh mio Dio, mi viene quasi da piangere all'idea. Ma dai, 1290 simoleon, ne abbiamo tirati su abbastanza. In più stavo anche pensando che potevamo acquistare un cavalletto, perché vi ricordate che nella casa vecchia ce l'avevamo? In questa casa io non l'ho messo, un po' perché mi sono dimenticata. Quindi volevo che comunque lei continuasse a vendere quadri. Però dove lo metto? Potrei metterglielo in camera sua. Comunque, no? Potremmo tipo spostare la cassettiera e metterglielo qua. Dai, facciamolo. Allora, spostiamo la cassettiera così. Dopodiché andiamo qua. Prendiamo quello più economico, eccolo qui. E lo mettiamo qui. Eccoci qua, benissimo. 350 ci è costato comunque. Ridendo e scherzando, eh? Benissimo, Giulia è tornata a casa con un progetto. Giulia è arrivata al voto 8, molto buono. E Margherita voto 10. Quindi, ragazzi, sapete questo che cosa vuol dire? Vuol dire che festeggiamo Margherita. Allora, ecco qua la torta candelata. I progetti li vendiamo, come al solito, non mi interessa farli. Questo vuol dire che anche a Giulia mancherà proprio poco, perché è già arrivata con le abilità a livello richiesto. Allora, ok, si sono riaccese. Ok, le candeline si sono accese, ma qui non me lo prende. Qua me lo prende? Sì, benissimo. Allora, Margherita, vieni. E tantissimi auguri! Olè, benissimo. Allora, Margherita, fatemi un attimo dare un'occhiata, come aspirazione a... Madonna, non mi ricordo mai dov'è. Qui forse. Stella delle barzellette, eccolo qua. Mentre come secondo tratto, purtroppo per noi, ha il tratto. Mannaggia, ogni volta a trovarli 2 ore. Eccolo qua, infantile, come la madre. Uguale. Allora, aggiungiamo di nuovo le candeline. Così la possiamo mettere via. Ti muovi? O sei in crisi mistica? Benissimo. E adesso le sistemiamo subito il look. Allora, ecco qua la nostra Margherita, se vi ricordate, figlia di Don Lotario. Direi che è veramente molto bella. Peccato per la bocca un po' cadente, diciamo, però va bene, dai, ha gli occhi di sua madre identici. Allora, questo è il suo look quotidiano. Da festa, oh, formale, non da festa, insomma, da serata. Oggi non ce la faccio. Sportivi, da notte, da festa, sto giro, e costume da bagno. Torniamo a noi. Eccoci. Allora, ecco, lei comincia già a farsi i selfie. Riccardo comincia già a piangere. Siccome hai visto, Isabel, il momento relax non è durato molto. E io direi che potremo, appena lei ha sistemato un attimo Riccardo, ma perché
Perché? Vai qua, spostati, non servi a nulla. Non servi a niente. Potremmo fare già la foto a Margherita. Margherita. Ah, perché lei sta mangiando, va bene, allora aspettiamo che finisca, no problem. Tu vieni a fare le pipì e dopo ti metti a fare i compiti. Tu butti via questi, che non ci servono più. Ok, benissimo, hai finito. E allora adesso proviamo sì a fargliela. Niente, non si riesce. Allora, trovatevi qui, per favore, a mezza strada. Sono più le volte che non riusciamo delle volte che riusciamo. Ce la facciamo? Ma perché sta faccia? No, non mi piace mica sta faccia. Cioè, non ti si vede bene. Riprova. Chissà che mi cambia espressione. Olla. Molto meglio. Insomma, sei figa, quindi mettiti da figa. Benissimo. E con lei le abbiamo fatte. Allora, mentre tu mangi, io le guardo e scelgo quella che più mi piace. In più, tu devi anche farti la doccia, quindi tanto lavati. E giustamente tu sei arrivata dopo Silvia. Quindi vediamo un po' qua. Sì, questa c'è anche già il nano, come vedete, quindi abbiamo già capito che le ultime tre sono da buttare senza neanche passare per il via. 7-7, non cambia molto, quindi cornice e la nominiamo Margherita. Benissimo, allora anche questa la possiamo cestinare tranquillamente. Ok, e quindi abbiamo aggiunto anche la stessa posizione di Benedetta, peccato che Margherita sia tre volte più figa di Benedetta, ma quello è un altro discorso. Tu lo so che sei attiva e hai voglia di fare e brigare, ma io ti confino a fare i compiti. Tu li hai finiti? No, e allora perché li metti nell'inventario? Me lo spieghi? Che succede qui? Una mezza crisi esistenziale. Vai a chiedere alla mamma che ti aiuti col vasino, va? E tu vieni a farla, perché lui la sa già fare da solo. Comunque sta bambina, oltre ad essere un terremoto, si sporca anche ogni 30 secondi. Non so, l'ho dovuta lavare due volte in un giorno solo. Quindi spiegatevi voi. Allora adesso vieni pure a mangiare e dopo ti metti a fare le attività extracurricolari. Però prima giustamente mangi. Chi c'è? Ah, la sorella che ci invita a uscire. Qua però noi non abbiamo tipo mai messo un coprifuoco, mi sembra, no? Stabiliamo un coprifuoco alle 23. Tardino, neanche troppo presto. Però, insomma, in modo che stronchiamo sul nascere certi desideri. E lo scopo qui non è far uscire le nostre figlie a divertirsi, ma procreare, procreare, procreare. Ecco, mi ha lasciato tipo la devastazione. È il tempo. Il compleanno di Riccardo. Il tempo vola, eh? Eh sì. E allora lo facciamo già passare di età. Amore, quei capelli castani! Amore, lui! Allora, lui come tratto ha il tratto frivolo. Sei bellissimo, un bambino che fluttua su se stesso. Stellina, lui! Però è inguardabile con quei capelli. Chi è che ci ha spedito un regalo? Stefania, chi è? Boh. E mettitelo pure nell'inventario. Nel frattempo vieni a, non so, esercitarti visto che sei attiva.
Io sono tentata di cambiargli il look subito perché così non mi piace neanche un po'. Allora, modifichiamo il sim. Allora, ecco qui il nostro piccolo Riccardino. È bellissimo. Con i suoi abitini quotidiani, formali, da notte e da festa. Torniamo pure a casa. Ok, eccoci qua. Adesso siamo in carenza di un letto per i bimbi, ma vabbè, pazienza, farete pisolini e basta. Non so cosa dirvi. Tanto lei è figa da morire. Sta facendoli. Ok, asciugami qua, perché sta casa è veramente un putiferio quando ci si mette. Amori! Vieni a giocare, dai. Tu cos'hai? Ah, mamma, hai fame tu? Non c'è più niente da mangiare! Oddio, Isabel! Provvedi subito! Provvedi subito! Anzi, la ragazza mi ha detto, giustamente, quando non hai tempo o voglia, ordina la pizza! Ma c'hai ragione, Stella! Non ci avevo neanche pensato. Se non sbaglio, è sul servizio. Esatto, pizza a domicilio. E ci scegliamo una bella pizza alla diavola. Ok, Giulia ha finito le sue attività extracurricolari. E allora viene a farti la doccia e poi mi svuoti il cestino. Io spero che il tizio delle pizze si spicci. Perché lo sappiamo tutti che i bimbi non sono pazienti. Magari viene da di qua. Però non mi ha neanche detto niente, non mi è arrivata nessuna notifica né niente. Ma sapete che vi dico? Che io quasi quasi richiamo. Eventualmente me ne portano due. Ah, la tua pizza è in arrivo, arriverà fra poco. Prima non mi era uscita questa notifica. Il problema è che lei ha fame, cacchio. C'è solo la torta. Ecco, abbiamo Margherita che puzza come un caprone. Una bimba con un tracollo emotivo. Qual è il problema? Allora, vieni a prendere la pizza che è arrivata. Grazie. Arrivederci. E tu, prima di morire di fame, vieni e ti mangi una fetta. Bravissima! Abbiamo ordinato la nostra prima pizza qui, tutti insieme. E anche tu avevi fame, quindi vieni a mangiarla pure tu. Qui qualcosa si è rotto, infatti. No, no, tu proprio... dormi seria, non far finta. No, lei non viene, c'è niente da fare, qual è il problema? Olla. Olla. Allora tu, Isabel, vieni a riparare qui. E dopo ti mangi anche tu una fetta di pizza. E vieni a dormire. Tu cos'hai? Dai, vieni, prendi una fetta. Gravidanza, terzo trimestre tra 2 ore. Allora, visto che tu sei stanca, vieni pure a dormire. Tu sei stanco? Un pochettino. Allora, visto che Davide non è stanco, vieni a dormire tu, così vi date un attimo il giro. Salve, lei è? Nome troppo difficile da dire. Cioè, avete visto? Adesso lei comincia a essere un po' stanca.
Ma dopo quante ore che siamo stati in piedi, quante cose abbiamo fatto? Ecco, questo vi spiega la meraviglia del tratto instancabile. Ecco, stiamo per entrare nel terzo trimestre. Che qua sfarfalliamo tutte. Quindi vuol dire che in teoria fra 24 ore dovremo partorire. Sempre all'una di notte. Fai che un sim rimanga sveglio per 24 ore sim di fila. E questo lo possiamo fare solo con il tratto instancabile. Se no, col cacchio. Dai, dammi una pulita veloce. E poi vieni pure a nanna. Ah, forse è la tipa che ci ha portato la pizza. Tu sei l'unico sveglio al momento. Ma quando hai fatto la pipì a sto punto ti direi. Pensavo potesse fare un pisolino sul letto della mamma, sarebbe stato carino. Vieni a fare un pisolino qui quando hai finito. Non ho intenzione di comprare un terzo letto. Proprio la benché minima intenzione. Ecco, bravo, fai la nanna tu. Basta, è già sveglio, un pisolino piuttosto breve. E vabbè, allora lei non è più stanca, quindi vieni qui, siediti qui. Vi alternate, tanto fra poco tu dovresti anche compiere gli anni, quindi non ci sono problemi. La pizza a colazione, soprattutto fredda da frigo, la fanno anche nei film americani, quindi direi che ci sta tutta. Tu stai andando a dormire, tu hai un po' di fame, quindi vieni a prenderti un'altra fetta. E Margherita qui, ah mamma, anche Margherita ha tanta fame. Allora vieni a lavarti. Cioè, far la pipì e poi lavarti. Non so perché ti sei lavata da culo ieri sera. Comunque va bene. E perché butta via? No. Ok. Prendi una fetta. Isabel, come va? Sull'orlo. Sull'orlo. Ok, loro vanno a scuola tra poco. E anche Giulia deve fare la pipì dopo. Dai, spicciati a venire a mangiare tu. Sì, ma Giulia, potevi finirla comunque la pizza, non è che ti rincorrevo con un macete se non la finivi, eh? Dai, piccolo Riccardino. Perché non mi fa selezionare la pizza? Olla, prendi una fetta anche tu. Tu svegliati e vieni a finire i resti. Brava Giulietta, che hai appoggiato il piatto lì. Allora vieni a giocare con le bambole. Giulia è già a scuola, allora la facciamo studiare sodo. E ti conviene darti una mossa pure tu. Qui come sei messa? Ma ho educazione o responsabilità piuttosto irrilevante. Studia sodo anche tu. Ecco, l'abbiamo già finita. Proprio è stata volatilizzata questa pizza. Dai, vieni a finire anche questa. Tu sei il mangiascarti. Il pesce immondizia, come si chiama? Quello che mangia gli scarti. I pesci sul fondale lì, non so, vabbè. E troviamo dei componenti, vediamo se c'è qualcosa. Li butta via. Ok. Benissimo. Eccolo qui, il compleanno di Davide. E allora, lo mettiamo qui. E aiutiamo a soffiare le candeline, Davide. Sono proprio curiosa di vedere come viene fuori.
Ecco i regali che arrivano. Ce la facciamo? Olle! Allora, lui invece ha estroverso e come tratto topo da biblioteca. Allora, fammi un favore. Aggiungimi le candeline. E mettiamola in frigo. E ora, per l'ultima volta in questo episodio, perlomeno, modifichiamo il look. Allora, ecco qui Davide, il nostro piccolo Davide. Lo metto di casa dopo tanti parti di bambine. Nel suo abito quotidiano, formale, sportivo, da notte, da festa e costume da bagno. Torniamo pure a noi. Ok, è venuto anche il giardiniere, benissimo. Ora, no, tu sei qua. Allora, intanto cambiati abito e mettiti quello quotidiano. E io ti darei già a letto, ti darei questo, visto che il tuo pigiama è azzurro. Così, per trovare un minimo comune denominatore. Minimo comune multiplo, non mi ricordo più. Ok, poi mi svuoti il cestino, fai un favore a mamma. E ti metto subito sotto quei compiti. Madonna, la chiamerò la bambina puzzona. Una roba allucinante, raga, però, Sta bambina, vedi che si sa che i bambini cagano come dei leoni, come si suol dire. Ma mannaggia, questa ha proprio preso il vizio, Tu, vieni a fare la pipì e dopo lavala, ti scongiuro, perché è un attentato. Angela, sì. Ecco, sì, sconvolto. Ascoltato, ho partorito. Vedi di fare poco lo schizzinoso, che si è rotto anche il water. Ecco, doveva buttarmelo via, non me l'ha neanche fatto, va bene. Cioè, è più bravo tuo fratello che è più... Oddio, più bravo tuo fratello che è più piccolo. Parlo sempre troppo in fretta. Allora, lava lei. Dopodiché laveremo lui. Pranzo della tristezza. Allora, a me interessa la responsabilità. Quindi andremo con quella. Dopodiché... facciamo un bagno a Riccardino. Marco, volevo togliere colazione. Ho fatto casino. Riccardino, pane e vino. Ecco, brava tesoro, vai a nanna tu. No, no, dormi proprio, no, al pisolino. Ah, che tu non è che stai benissimo, Hai finito anche i compiti, quindi bravissimo. C'è anche il bagno da pulire, i bambini non lo possono pulire. Spiegatemi il perché. E tu dopo ti mangi un tramezzino prosciutto e formaggio prima di andare a dormire. Dopodiché pensiamo a... Andrea, ti sbatto il telefono in faccia senza ritegno. Dopo pensiamo a cucinare qualcosa. Ok, allora asciughiamo qui. Ripariamo questo. Tu vieni pure fuori a giocare, non so... Ok, bravissimo. Mi sa che c'è tipo un circolo vizioso che continuerai ad asciugare finché non lo riparerai. No, anche Giulia! No, ragazzi, è arrivata già a 10! Facciamo passare di età anche Giulia! No, questa non me l'aspettavo mica. Me lo giuro, non me l'aspettavo così presto. Sì, cavolo, 10! Vabbè, allora non era l'ultima volta. Allora vieni subito a soffiare sulle candeline, mannaggia a te. Olla, allora fatemi un attimo dare un'occhiata, ok. Lei è aspirazione asso della pesca e come secondo tratto ha il tratto amicona. Però non sapevo toccasse anche a lei. Praticamente sono passati di età tutti, si può dire. E allora, sto giro veramente per l'ultima volta, modifichiamo lei. Allora, lei è Giulia, un viso molto particolare. Devo dire che però con i capelli, con la frangetta mi piace di più, perché ha una forma di viso molto lunga. Comunque Giulia ha nei suoi abiti quotidiani, formali, sportivi, da notte, da festa e costume da bagno. Andiamo per l'ultima volta a casa.
Ok, eccoci qua. Allora, che succede? Furente in collera per le bambole. Ma cosa ti hanno fatto, ste poverine? Non lo so, comunque, un gran casino. Allora, siccome questo episodio mi sa che è tipo lungo e non, cioè, non lo so, non vorrei allungarlo di più. Però è anche vero che vorrei far partorire Isabel. Mi sa che partorirà stanotte. Allora, facciamo così. Ci vediamo fra poco quando lei è in travaglio. Così ce la risolviamo. Allora, è iniziato il travaglio. Prima di partorire volevo mostrarvi, allungo così è più semplice, guardate, Sergio è morto, Paolo Rocca è morto, Jay è morto, Don è morto e non sono morti nel nostro giardino, è già una grandissima conquista. Allora, io partorirei sto giro in casa per una questione di velocità, quindi... Quindi diamoci da fare, Isabel. La nostra bambina è veramente una rottura di maroni allucinante. Deve andare a rompere le balle a tutti. Maschietto! Allora, maschietto, lo chiamiamo? Non lo so, lo chiamiamo Alberto, dai. Alberto. Oddio, due gemelli! Oddio, due gemelli! Il stronzo ci ha messo incinta, quello con i capelli rossi! Alberto, due maschi poi, Alberto e boh, Alberto e Francesco. Non è che ci siano tantissimi nomi maschili che mi piacciono. Ecco. Bene, che bello, che bei momenti. Veramente, sono felice come una Pasqua. Dove ci hanno messo quell'altro? Qui. Allora, fermi tutti che lo spostiamo. Allora, spostiamo più in qua lui e mettiamo qua lui. Allora, potremmo fare, visto che siamo in modalità costruisci, una culla blu. No, due culle blu, tanto non li distingueremo lo stesso. Quindi non cambierebbe molto. Stanno piangendo tutti e due, benissimo. Raga, era un po' che non ci venivano gemelli. Sto giro non abbiamo usato nessun tipo di trucco. Ecco, lei non li voleva. Lei non voleva neanche Riccardo, se per quello. È stata un po' tragica. Non riusciamo? Non riusciamo mica? Sì che riusciamo, vedi? È che non so cosa gli serva. Quindi... Adesso io volevo cominciare un raduno, ma un raduno alle 2:30 della mattina. Viene qualcuno secondo voi? Proviamo. Sì, nostro amico alieno. Allora, c'è una regola per quanto riguarda i figli degli alieni, però la devo leggere bene, devo riguardarmela. Qualcosa su che tipo i figli dei vampiri degli alieni valgono due figli invece che uno valgono doppio. Ma forse solo se nascono completamente alieni, se sono ibridi, no? Devo rileggerla. Ma io direi proprio di cominciare con l'alieno. Cerca di avere un Oddio, no! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... No, ragazzi, siamo al completo! No! Niente, allora terminiamo il raduno. Niente, ragazzi, siamo al completo. Non avevo fatto il conto che fossimo al completo. E quindi niente, appena... Che è successo? Appena... Qua le pause che partono quando io non le ho fatte ripartire, vabbè. E appena Margherita se ne va, possiamo fare un figlio. Mannaggia, non avevo mica contato che fossimo in troppi. Quindi ragazzi, vi lascio qui, in questo episodio. Tutti sono cresciuti, abbiamo avuto un parto gemellare senza l'uso di nessun tipo di trucco, quindi possiamo ritenerci super soddisfatti. Lasciate un mi piace al video se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi!